Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo qui per Canale Italia 11 per manifestare, diciamo, un pensiero importante della WILP e in particolar modo siamo con il segretario generale, il dottor Barbagallo. Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie per l'occasione e l'opportunità di pubblicizzare l'evento che il 25 di luglio di questo mese avremo nel pomeriggio ad Amatrice. È un'occasione importante soprattutto per poter riunirsi e cercare in qualche maniera di rinascere. Noi unitamente a Monsignor Pampili e alla Chiesa, come sindacato siamo stati aperti durante tutta la pandemia, così come siamo intervenuti quando c'è stato il terremoto, perché siamo sempre vicini ai più deboli. Per essere vicini a ogni luogo è necessario, diciamo, avere servizi e possibilità di fare in modo di risanare e ricominciare il cammino che bisogna riprendere per l'economia, per la società, per i nostri anziani, per i nostri pensionati che hanno bisogno di essere curati per stare in salute e non essere un peso ma essere un'opportunità per il Paese. E noi, quando facciamo queste cose, le facciamo perché vogliamo richiamare all'attenzione che questo Paese deve essere rilanciato. È importante quello che fate, è un intento nobile e soprattutto, ecco, è bello che venga fatto ad Amatrice, un simbolo importante per l'Italia. Io sono stato al funerale fatto ad Amatrice, in quell'occasione ero segretario generale della UIL e allora poi sono ritornato e ho visto ancora i detriti delle macerie e ricordando i morti e i feriti che abbiamo avuto, gli sfollati, tutti quelli che sono rimasti senza abitazione, senza lavoro e senza occasione di sviluppo, amavo dire che forse bisognava proporre che ai turisti che vengono a Roma di fare un salto ad Amatrice e portarsi un pezzo di detrito del terremoto. Così avremmo forse finito di avere ancora questa, diciamo, incongruente visione dei detriti del terremoto di 5 anni fa. Da noi passano gli anni, ma restiamo con le incompiute. Al nord, vengo da Friuli Venezia Giulia, dove sono stato a Gorizia, quando c'è stato il terremoto lo hanno rimesso in piedi tutto nel giro di poco tempo. Ha ragione, è vero, è proprio così. Comunque voi con la WILP oggi state facendo, diciamo, un passo avanti, quel passo che avrebbero dovuto fare anche altre istituzioni, invece l'avete fatto voi, proprio per quello che portate avanti, complimenti. Il sindacato è un esercizio di democrazia del Paese. I nostri giovani non devono avere lavori socialmente utili e diventano precarietà. Devono avere prospettive, una scuola che li formi per il futuro di questo Paese e i nostri anziani devono essere curati per costare meno negli ospedali, avere le cure anche a casa e fare in modo che ci sia una anzianità attiva. La dimostrazione posso essere io pure, perché a 74 anni ho intrapreso quest'altra missione perché ritengo di avere le energie per dare un sostegno ai nostri pensionati. E quando a 100 anni si iscrivono alla WILP perché hanno trovato aperti i nostri uffici, mi conforta perché significa che siamo sempre dalla parte dei più deboli. Un punto di riferimento importante a livello nazionale e io invito tutti voi che ci ascoltate, che siete tantissimi, a seguire tutte le attività della WILP. Noi abbiamo anche attraverso i nostri servizi la possibilità di fare di tutto e per questo quella anziana nostra, diciamo, concittadina ha voluto iscriversi alla WILP perché ha trovato le risposte necessarie e da lì ho coniato lo slogan: iscriviti alla WILP, camperai più a lungo. Grazie mille per la sua ironia ma soprattutto per la sua saggezza e il tempo che ci ha dedicato. Non è ironico pensare che noi avremo una società che sarà sempre più anziana e meno sempre giovani perché non si fanno più figli. Se non cambiamo la società e noi siamo disponibili a fare la nostra parte, il rischio che si corre è che è un paese che va in estinzione. Non ce lo possiamo permettere perché è il paese che ha il 60% del bene culturale dell'Europa e quindi bisogna fare in modo che queste
beni culturali li possiamo offrire a tutto il resto d'Europa e del mondo, avendo una popolazione che riesce ancora ad essere attiva. Signor Barbagallo, noi la ringraziamo perché è stato veramente eccezionale. Grazie mille. Grazie a tutti voi, buonasera.